Luigi Mastrobono. Grazie, buongiorno, benvenuti alla Sala Serpieri, una sala di Confagricoltura, come vedete un palazzo del Cinquecento, di Cardinali, questa strada, una strada costellata di, diciamo, cancelleria, una costellata di palazzi di questo genere, oggi al centro di tante attenzioni mondiali, non solo, diciamo, giubilari, ma sentiamo i giornali tutti quanti. Siamo molto contenti che questa sessione degli Stati Generali dell'Urbana si svolga qui da noi, perché è un tema che noi abbiamo affrontato anche recentemente in vista dell'Expo. Il mio saluto per farvi vedere soltanto tre slides per dirvi il nostro sentiment rispetto a questo tema. Noi abbiamo affrontato l'Expo, vedete il nostro logo, aggiungendo quel payoff coltiviamo capolavori sotto il nome Confagricoltura. Che senso ha questa cosa? Abbiamo cercato di posizionare l'immagine dell'agricoltura, del prodotto agricolo, dell'impresa agricola ad incrociarsi con i temi del vivere italiano, della cultura, dell'arte, della scienza, del paesaggio, del gusto, dello stile di vita, quindi cercare di abbinare agricoltura e ambiente, diciamo, del nostro paese come promotori di una immagine del prodotto e quindi della produzione, del paesaggio, delle cose che l'agricoltura garantisce a questo paese come messaggero di un imprinting, lo chiamiamo Made in Italy, ma volevo specificarlo in questi settori. Allora, il mio saluto, vi faccio vedere tre slide che sono quello che abbiamo fatto a Milano, tra le altre cose. Abbiamo preso 5 ettari al centro della città, qui siamo, come vedete, vicino al bosco verticale, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. Questi 5 ettari, insieme alla Fondazione Trussardi, sono stati coltivati per i mesi dell'Expo a grano e la popolazione ha potuto vedere come nasce un campo di grano, come cresce, come c'è stata la festa del raccolto, c'è stata una serie di iniziative che hanno fatto vivere un pezzo di agricoltura, campagna verde, nel cuore di una città. E abbiamo avuto la festa del raccolto, c'erano 5.000 persone, nel senso è stato un momento di grande aggregazione anche sociale. Il disegno è stato fatto da un'architetta famosa, come vedete, Agnes Dues, il nome che era stato dato da Whitfield, un architetto urbano che ha lavorato anche negli Stati Uniti a questi disegni urbani che voi conoscerete, siete tutti del settore, quindi non me la devo presentare. E questa è stata una bella esperienza per noi, è stata anche per noi una prima volta, ma un tentativo di incrociare il tema del verde col tema della città e quindi di incrociare urbanizzazione e presenza della cultura agricola all'interno di una città. Mi piaceva ricordarlo, farvelo vedere, darvelo come benvenuto, poi nel corso della mattinata ci sarà anche il modo di parlare immagino di queste cose, sarà anche il nostro imprenditore, il presidente della federazione proprio del verde, che è di Pistoia, un florovivaista importante. Noi abbiamo nel florovivaismo, e concludo con questo messaggio, uno dei settori di punta dell'agricoltura italiana. Non è un settore enorme, è un settore molto specializzato, ma è un settore che è primo in Europa e in molti paesi del mondo viene chiamato dappertutto proprio grazie alla capacità di portare insieme al verde il design, l'architettura, la compatibilità col paesaggio, e quindi vi racconterà poi Francesco Matti queste esperienze che stiamo facendo in giro per il mondo, molto interessanti. Grazie e benvenuti. Buongiorno signori, buona mattinata, io mi chiamo Jacopo Giliberto, come vedete dal cartellino, il cartellino qua, il cavaliere come viene chiamato in termini tecnico, dice che sono un giornalista, cioè la seconda più antica professione al mondo, ma socialmente è su uno dei gradini più bassi rispetto alla prima professione, più antica professione al mondo. Credo che al mio fianco ci siano solamente i politici, ma per fortuna non mi pare di vederne in questa sala. Invece in realtà sono qui per un altro motivo, sono anch'io possessore di verde urbano in Vasi, circa 6 metri quadri di verde urbano, sono proprietario, di cui un frassino, una quercia, un limone e un pesco.
6 metri quadri divisi in segmenti circolari. Ringrazio molto il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA che hanno organizzato con la collaborazione oggi della Confagricoltura di questa seconda giornata di 3 degli Stati Generali. Il programma della mattina è molto denso di figure di rilievo. Il programma che avete visto all'ingresso, che vi hanno distribuito, ha qualche piccolo ritocco. Al posto di Moneta, che si scusa, c'è il suo collega, sempre dell'Enea, Campiotti. E poi l'intervento di Grimaldi del Minambiente sarà affiancato, come vedete, dal cavaliere, cioè dal cartellino, sempre del Ministero dell'Ambiente, da Paola Ceoroni. I temi sono molto meno politici di quelli della giornata di ieri, sono più sull'operativo, la legge sul verde urbano, ce ne parlerà Maria Carmela Giarratano, ma sarà il filo rosso di tutta la conversazione di questa prima parte della mattinata, come il verde urbano si inserisce nelle diverse specificità, nella riduzione delle emissioni, nel risparmio energetico, nelle compensazioni ambientali, nella gestione dei rifiuti e così via. Per i miei 6 metri quadrati di verde urbano, ad esempio, le mie potature vanno nel cestino, giustamente, del materiale organico, che anche voi romani state cominciando a scoprire, il cestino del materiale organico, mentre noi del Nord siamo molto più avanzati da questo punto di vista. Credo che, piuttosto delle mie sciagurate affermazioni, sarà meglio dare la parola al più presto a Maria Carmela Giarratano, direttrice del Servizio Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente. Se si vogliono anche accomodare Grimaldi e Ceoloni a farci compagnia, grazie. Bene. Buongiorno a tutti, ringrazio Jacopo per la presentazione e per averci detto che 6 metri quadrati di verde, anche abbiamo visto di tipologie diverse, quindi diciamo che lui subito ci mette nel tema della biodiversità, no? Cioè che dobbiamo avere sempre un'attenzione ad essere biodiversi. No? Scherzi a parte, ringrazio Massimiliano Atelli, che è il presidente del comitato, a cui insomma vedere un po' l'idea di fare degli stati generali sul verde urbano, che penso sia veramente un'idea interessante per il rilancio e per mettere più al centro il tema del verde pubblico in relazione anche a quello che la legge 10 del 2013 ha previsto. Perché queste 3 giornate? Io ho visto un programma molto articolato e differenziato nelle varie tematiche, ma dato proprio dalla trasversalità che il tema del verde pubblico interessa, diciamo, pongono l'attenzione veramente quest'anno sugli aspetti, diciamo, più pratici, più operativi di come questa materia noi vediamo dal punto di vista tecnico, interessa molto i cittadini. Talvolta con Massimiliano parliamo perché siamo continuamente richiesti di informazioni, di segnalazioni, e a volte c'è anche una difficoltà quasi, diciamo, amministrativa di poter riscontrare le istanze dei cittadini. Perché il verde è vicino ai cittadini, perché se tagliano un albero c'è una potatura, la sensibilità per noi assolutamente positiva oggi è di tipo diverso, quindi vengano le feste dell'albero, le iniziative nelle scuole, perché chiaramente i primi da sensibilizzare sono sempre i bambini, che sanno benissimo. Oggi ho detto a mio figlio: sai, oggi
mamma, ma noi già abbiamo festeggiato, eh? Cioè dire sei un po' in ritardo, cioè loro giustamente con la scuola hanno un programma specifico e quindi sanno che c'è la giornata, però al di là di un aspetto più celebrativo, di ricordo, di importanza del messaggio, vale la pena dal nostro punto di vista poi confrontarsi sui contenuti concreti. Dirò pochi spunti perché la giornata è ricca e quindi non voglio, diciamo, prendere spazio agli altri. Dicevamo, la legge 10 del 2013 pone e nasce nella sensibilità del legislatore proprio perché al verde urbano si annette un ruolo essenziale per l'ambiente e la salute umana. Ho portato qualche dato: 4/5 della popolazione europea vive ormai in zone urbanizzate e la tendenza non accenna a diminuire, e spesso per le popolazioni il verde nella città è l'unica possibilità di contatto con la natura, quindi garantisce conservazione dell'habitat, tutela della biodiversità, tutela, questa parola spesso forse anche abusata, della resilienza intesa proprio come la capacità dell'ecosistema di continuare ad evolversi nonostante quello che ci sta intorno. E allora per me l'occasione oggi è super ghiotta per parlare di un'altra cosa che a noi sta molto a cuore e che si collega strettamente con questo, che è la strategia nazionale della biodiversità. Forse non lo si dice troppo spesso, ma l'Italia, sebbene non è dotata di una legge sulla biodiversità, sapete che in Parlamento è in discussione una legge che riguarda l'agrobiodiversità, che è una cosa altrettanto interessante, ma diciamo dal nostro punto di vista la visione nazionale, la visione diciamo strategica delle politiche sulla biodiversità a livello italiano è data dalla strategia nazionale della biodiversità, che dedica tra le aree di lavoro prioritarie, ne individua 14, una specifica alle aree urbane, proprio a sottolineare l'importanza che l'interesse naturalistico ha anche a livello diciamo cittadino rispetto, perché questa strategia si occupa chiaramente di aree protette, si occupa di ecosistema, insomma delle diciamo sfaccettature più significative, e insieme a queste mette anche il verde urbano. Ma è chiaro che il tema qui in questa serie di operatori è più interessante: la progettazione e la gestione del verde non possono non tenere conto che le specie alloctone, quando invasive, e abbiamo il caso tipico diciamo dell'eucaliptus, costituiscono una minaccia anche per la fauna associata a questi habitat. Quindi con questo cosa voglio dire? Che è importante dedicarsi e pensare, avere oggi una legge dedicata a questa tematica, ma è importante interessare bene, indirizzare bene le azioni di rigenerazione urbana in modo da prevedere forme di recupero, di ristorazione diciamo degli ecosistemi in ragione di una logica complessiva. Parlavamo prima di iniziare del piano nazionale del verde a cui comincerete a porre mano, o insomma avete iniziato a breve, e sarà molto interessante questo esercizio anche rispetto ai riflessi che un piano nazionale potrà avere rispetto ai piani regolatori comunali e ad altri strumenti di programmazione diciamo nel territorio, perché non dimentichiamo che poi tutto il tema di pianificazione è un tema fortemente importante sia dal lato diciamo dei sindaci, degli amministratori locali, perché attraverso la pianificazione si gestisce l'assetto del territorio, e quindi ogni qualvolta noi intercettiamo linee di pianificazione di livello più alto che vanno a impattare sui livelli locali e territoriali, creiamo una sinergia che dal nostro punto di vista per la realizzazione di politiche di settore è sicuramente molto importante. Quindi ben venga questo piano, noi seguiremo anche noi con attenzione questo aspetto proprio per l'effetto moltiplicatore che potrà avere nei oltre 8.000 comuni italiani. Poi c'è quell'altro aspetto anche interessante dal nostro punto di vista,
che è quello legato ai sistemi di contabilità ambientale. Il Ministero sui parchi nazionali e allora con l'amico e collega Renato Grimaldi abbiamo iniziato questo lavoro chiamato allora contabilità ambientale nei parchi nazionali, ma poi noi l'abbiamo decriptato del catasto dei beni naturali nei parchi, quanti alberi, quanta natura, eccetera. E con il professor Blasi e un altro gruppo di persone, l'architetto maggiore che fa parte anche lei del comitato, eccetera, abbiamo iniziato un lavoro interessante che ha dimostrato con una piccola pubblicazione fatta tutta in casa, come ci diceva sempre Grimaldi, senza spendere soldi, perché noi siamo sempre piuttosto attenti, oculati, pochi ce ne abbiamo, quindi li dobbiamo spendere bene. Abbiamo visto che quando la legge, diciamo, è stato pensato il sistema dei parchi nazionali, effettivamente il campione di biodiversità, di rappresentatività che possiamo vedere in queste aree protette è un campione fortemente significativo della straordinaria biodiversità italiana. Quindi da questo punto di vista anche questo è un punto di contatto tra il lavoro che svolge il Comitato e diciamo, le linee portanti delle politiche che noi perseguiamo. L'altro tema sicuramente interessante è quello legato agli alberi monumentali, so che ieri ne avete già parlato anche nell'ambito delle competenze specifiche del Corpo Forestale, però è chiaro che gli alberi monumentali dal nostro punto di vista sono molto importanti perché ci consentono di rendere visibile e palese questo intreccio tra capitale naturale e culturale. L'abbiamo detto più volte, colgo l'occasione anche di questa giornata per dirlo, l'Italia durante il semestre di presidenza ha promosso un'iniziativa con tutti i direttori natura d'Europa della diciamo, approvazione e sottoscrizione che è avvenuta a Roma di una carta, chiamata la carta appunto di Roma, sul capitale naturale e culturale che mette in evidenza quanto sia positivo questo link tra i due tipi diciamo, di valori, quello naturale e quello culturale, e quanto da questa sinergia si possono trarre aspetti positivi sia da un punto di vista scientifico, di ricerca, di progetti, perché molte sono le interazioni, ma anche da un punto di vista di quella che è la valorizzazione delle aree protette, perché da questa sinergia tra capitale naturale e culturale vengono fuori progetti e iniziative interessanti anche in termini di promozione, di lavoro verde e non solo. Quindi gli alberi monumentali da questo punto di vista sicuramente sono una testimonianza forte di come si sinergizza anche attraverso un bene naturale stesso un valore monumentale. Quest'anno abbiamo dato adesione ad un LIFE, che poi vedremo come andrà, che è all'esame della Commissione, che riguarda il Parco dei Nebrodi, che ha un invito, veramente il Comitato, se non ha fatto ancora una, diciamo, un field trip su questo parco, mi offro diciamo, per organizzarlo, perché è un parco regionale, però ha veramente una grandezza di patrimonio di alberi monumentali straordinario, e speriamo che questo LIFE possa andare bene, perché da questo potremmo trarre ulteriori spunti utili sia dal nostro punto di vista per l'attività del Ministero, ma anche per quella del Comitato. Concludo dicendo, probabilmente dovremmo, e ripeto, oggi è dal nostro punto di vista un modo per rinforzare e iniziare anche una collaborazione diversa con il Comitato su questi temi che io ho accennato, diciamo, velocemente, visto il tempo a nostra disposizione, però penso che sia utile, perché in un momento come questo, che è difficile sotto tanti punti di vista, le problematiche sociali e dal punto di vista delle amministrazioni le difficoltà date dal diciamo, sistema delle risorse economiche, dalle modalità con cui l'azione amministrativa si esplica, non sempre troppo facili, io penso che la sinergia tra diciamo istituzioni o comunque organismi che a livello a titolo diverso collaborano.
La tecnologia ci lavora contro. Se avevo contro qualcuno che mi telefonava, dico, penso che la sinergia alla fine, l'unione fa la forza, e quindi se stiamo vicini forse abbiamo modo di fare più belle cose, insomma, anche in linea con quello che ci dice l'Europa. E quindi grazie. Grazie. Grazie Giarratano, non le faccio una domanda, solamente degli spunti del suo intervento. Notate che in pubblico vi do del lei, anche se in privato. Molto istituzionale. Però del voi. Del voi. Alcune considerazioni, che interessantissimo ne deriva, per esempio, l'idea del verde urbano. Ne avete parlato, ne parlerete nel corso di questi tre giorni, l'idea antica, antica quanto l'uomo, che la qualità dell'ambiente in cui l'uomo si trova modifica la società e i comportamenti umani, concetto che abbiamo visto sviluppato nel Rinascimento, nelle città ideali, nelle città di fondazione del fascismo, e ancora oggi negli obbrobri che abbiamo visto negli anni 60 e 70 dell'edilizia popolare, cioè questa idea di cercare di mettere l'uomo in un posto più bello e ne verrà fuori un uomo più bello. Non sempre funziona, l'esperienza dice, però probabilmente c'è un fondamento di ragione. Secondo spunto sulla biodiversità urbana, purtroppo gran parte del verde urbano privato non ha una grande biodiversità, si sostanzia di quattro essenze sostanzialmente, che è la tuia, la recinzione con la siepe di Lauro, gli ibridi di ortensia dai colori improbabili e la forsizia gialla. Queste sono, se fate un giro per le zone di villette urbane, hai queste quattro tipologie, e ogni cosa che sfugge questa cosa viene guardata con molto castigata, guardate, con molto sospetto. Quindi mi farò promotore di una biodiversità più ricca nei giardinetti delle città italiane. Terza considerazione, il valore economico della biodiversità. Giarratano con Grimaldi e le loro squadre hanno lavorato a lungo negli anni scorsi per cercare, e secondo me non hanno ancora trovato la vera valutazione del valore economico della biodiversità, ci sono avvicinati, ma lavoro da fare probabilmente molto, molto più accurato, molto più approfondito. È un valore che vedremo anche adesso con Grimaldi e Ceroni, che ci daranno un cenno sui rapporti economici, il verde come strumento di compensazione dei progetti e degli interventi. Ma per esempio lo vedremo con Campiotti e con Ferrante come interviene sui meccanismi di efficienza energetica oppure i meccanismi di riduzione delle emissioni, che sono dei fattori economici, non solamente ambientali. Parola a Grimaldi Cioloni, prego. Dico soltanto poche cose, e poi c'è, come la dottoressa Cioloni, che la via la fa. La valutazione di impatto ambientale, quindi darà degli spunti seri e concreti. Io parto da una battuta di puntualizzazione con l'amico Jacopo, e sono davvero contento di essere qui stamattina, perché mi pare che l'iniziativa sia particolarmente calzante con le esigenze di un paese che vive una fase di crisi consistente in termini di vocazioni e modello di sviluppo, ove quindi il bello è un elemento del nuovo benessere, del nuovo modello anche di lavoro che si può innescare su questa cosa. Cioè io mi interrogo di continuo, e anche su questo c'è stata una difficoltà anche di parte dell'ambientalismo, interrogo di continuo che abbiamo noi di diverso dal resto dell'Europa. Cioè se da noi è giusto fare quello che si fa nel resto dell'Europa in termini di compensazione CO2 eccetera eccetera, nel nostro caso credo ci sia un obbligo maggiore. Cioè non so se questo paese ha risorse
elementi su cui puntare per il proprio futuro, per il lavoro dei nostri figli, se non innanzitutto investire sulle risorse che già ha, non quelle da scoprire. Io questa cosa la dico sempre, quando ero piccolo mi dicevano che eravamo un paese che non aveva materie prime, un paese di trasformazione. Beh, penso che sia una sciocchezza. Noi siamo ricchissimi di materie prime della prima industria del mondo in termini di fatturati e addetti, questi sono numeri, che è l'industria del turismo. E quindi credo che la bellezza e quindi tutte queste simbiosi complesse dell'intreccio che esistono tra cultura e natura diffusissime, che ci rendono un unico mondiale, anzi per dirla in termini di mercato ci rendono irripetibili, penso sia un elemento da valutare da parte degli indicatori e dagli stakeholder dell'economia. Io non credo che, io sono meridionale, non credo che nessuno pensi davvero che il futuro di questo paese sia rifare 100 Bagnoli o 100 Termini Imerese. Penso che invece andrebbero sviluppate politiche industriali serie sulla valorizzazione delle risorse che abbiamo in termini, per esempio, siamo un paese arretrato sui temi del turismo, perché parliamo del turismo e non dei turismi, perché lo concentriamo in pochi giorni dell'anno e non lo espandiamo a tutto l'arco dell'anno. Allora ci sono piste lavorative, ove quindi l'intuizione straordinaria su cui Massimiliano Atelli incrociò il Parlamento, da cui è nata una legge importante, non è soltanto un problema di ecocontemperamento, è un problema di ritrovare vocazioni e valorizzazione del sistema urbano italiano, che è un unicum anch'esso a livello internazionale, che, insomma, non è che Siena la rifanno in Giappone. Allora noi su questo è l'intreccio tra qualità di vita. Mi ricordo Matvejevic, in un libro interessante, Il Breviario Mediterraneo, notava che solo nel Mediterraneo, rispetto al tempo al resto del mondo, nel Mediterraneo l'ozio non è solo tempo di non lavoro. L'ozio è contemplazione, relazioni, e questa è una peculiarità mediterranea. Io penso che valorizzare la nostra qualità di vita sia un'esigenza imprescindibile per motivi di mercato. E la mia battuta sull'ambientalismo, così sono chiaro, c'è stata una fase difficile dove sembrava che fosse inarrestabile il progresso dell'industrializzazione, cui l'ambientalismo ha risposto con i cosiddetti servizi ecosistemici, una risposta difensiva e perdente, come a dire anche noi produciamo servizi. Io penso che sia una strada sbagliata, io penso che noi non ci dobbiamo cimentare sui servizi che forniamo, ci dobbiamo cimentare con le ricchezze di cui disponiamo, effettivamente, le cose che abbiamo vere. Quell'Italia Way of Life che probabilmente ci ricolloca nell'attenzione internazionale. Queste cose che vi dico non scaturiscono da un immotivata orgoglio italico, poveri ma belli. No, l'Expo ha celebrato il tema dell'alimentazione e forse quell'alimentazione lì, quella ricchezza alimentare da che nasce? Ha un panorama straordinario in termini di biodiversità e di cultura e di rapporto con la biodiversità diversificata di cui siamo ricchissimi. Allora probabilmente una riflessione un po' più seria, in altre sedi ovviamente, ci farebbe cimentare coscienze concrete di lavoro. Io vi ho posto prima il tema della ripetibilità e irripetibilità. Per esempio, si continuano a produrre in questo paese ipotesi di turismo ripetibile. Il villaggio turistico, quello lo fanno meglio di noi altrove a minor costo. Noi dobbiamo interrogarci di come vendere e dar lavoro, quindi, e probabilmente lavoro qualificato e non assoggettato alle regole internazionali del lavoro, dove i costi del lavoro crollano sempre più e quindi non vanno bene per i nostri figli, perché nessun nostro figlio lavora 200 euro al mese, come succede per esempio nel mercato marittimo, tanto per essere concreti. Allora probabilmente diventa una riflessione d'altra natura, quindi l'iniziativa a cui sto partecipando veramente mi piace, mi interessa, perché è un tema concreto che si cimenta con il futuro di queste nostre città e non solo, il futuro di questo nostro paese.
Noi come valutazione di impatto ambientale, scusatemi per questa produzione, perché a volte, ecco, io non penso che noi stiamo facendo il FAI, che ha una funzione straordinaria in questo caso, stiamo facendo anche qualcosa di più. Allora, rimanendo alle cose nostre, la valutazione di impatto ambientale naturalmente serve a garantire infrastrutturazioni necessarie a questo paese, eliminando gli impatti o comunque minimizzandoli e compensandoli. È molto semplice, è una roba molto banale, è un endoprocedimento, però è molto forte adesso, in una con le cose che diceva la Giarratano, veramente importanti, il recupero di quella cosa che fino a qualche mese fa, anno fa, sembrava una bestemmia, cioè la pianificazione. Si riflette per esempio sui modelli di valutazione di impatto ambientale. Cioè abbiamo scoperto sulla pelle che certi capitali, una volta dissipati, l'hai persi, non è che poi ritornano, e per farli se non ritornare ci vogliono cicli temporali molto più lunghi. E per esempio, per quanto attiene la via, segnalo alla consapevolezza di tutti i presenti che c'è un exploit delle valutazioni ambientali strategiche. Io come Ministero sto rischiando di essere sotterrato su un tema su cui, con tutte le spending review e i tagli, alla fine la struttura si adegua alla domanda di servizi, no? Adesso ci stanno arrivando la valutazione ambientale strategica del piano degli aeroporti, dell'allegato infrastrutture, del piano di sviluppo rurale, del piano nazionale della pesca, del piano nazionale delle trivellazioni. Ovvero sia, si riscopre che in quella sede, quella è la sede per le macro scelte, dove si valuta in chiave anche economica oltre che ambientale la convenienza di ciascuna scelta. Non sono io, e non spetta a me, ma insomma la polemica in atto sulla Brebemi sta sui giornali. Probabilmente questo è un paese che deve ponderare con grande attenzione le opere da realizzare per poi farle. Io sono chiaro su questo. Ogni nostra valutazione di impatto ambientale rilasciata la difendiamo in tutte le sedi, anche con qualche impopolarità. Quindi non è il tema. Il tema è farle e farle bene, e in coerenza con un paese che trae dalla bellezza un elemento qualificante sul mercato mondiale. Questa cosa, che sembra una declinatoria così di mero orgoglio patrio, ci è stato detto dalle più grandi imprese di manifatture che esportano all'estero. In occasione prima del CES, forse ti ricordi, Marilì, incontrammo con Marco Frei il panel delle aziende della manifattura italiana che esportano di più la manifattura della... E loro ci hanno detto: voi dovete difenderlo, ma così? Perché noi, quando io difendo, quando vendo le cravatte o le mattonelle, quello si compra un po' di Colosseo e un po' di Capri. Cioè, evocativa quella roba lì. E la manifattura, nella crisi che ha vissuto il paese, come tutti è noto, l'export della nostra manifattura è uno dei settori, dei strumenti che ha retto. D'altronde è a tutti noto che i paesi emergenti, i paesi importanti, diciamo in generale sono più enfatici, oggi voglio fare il modesto, non tralasciano il prodotto made in Italy nei vari comparti della vita quotidiana delle persone, dall'alimentazione all'abbigliamento all'arredo delle case. Allora probabilmente accentuare questo tipo di attenzioni vuol dire accentuare le chance di futuro dei nostri giovani in termini di lavoro, di sviluppo, parole che io non considero né offensive né pericolose. Da questo punto di vista, quindi, la via innanzitutto stiamo ricalibrandola, e questo è grazie a un'esigenza e una consapevolezza che si va diffondendo anche tra i ministeri produttivi. Quindi se noi stiamo avendo tante richieste di valutazione ambientale strategica, evidentemente c'è consapevolezza, è anche una risposta a livello di conflitto diffuso, per cui se ogni singola opera incarna il dibattito sulle scelte strategiche del paese, forse è meglio fare prima le scelte strategiche e poi discutere su come si fa l'opera, non sul se farla o non farla e qual è il piano energetico nazionale. E quindi volevo segnalare che c'è in atto questo cambiamento, che è importante, che merita una riflessione, e segnalo che gli esempi che vi ho fatto sono tutti esempi afferenti ai temi del conflitto in atto, cioè non è che sono cose lontane da noi. E
quindi noi nella valutazione impattoambientale, che secondo me è come si fa un'opera, non se farla o non farla, o comunque dovrebbe esserlo meno, teniamo presente questo tema importantissimo, nevralgico del verde, con una serie di compensazioni o con una serie ancora prima di cautele per evitare deforestazioni. È un tema strategico di attenzione. La dottoressa Ceoloni, e ho finito, farà degli esempi concreti. Naturalmente qui a volte anche noi dobbiamo operare scelte, non è possibile fare tutto. Quindi se il primo impegno di una... Perdonatemi, siccome le difendo, anche quella che può sembrare una ferita, un'autostrada, è per esempio, c'è il mio amico Ferrante che su questo ci può intrattenere a lungo, no, vuol dire in automatica un aumento emissivo di CO2 per il trasporto. Allora per me diventa importante l'assorbimento della CO2 aggiuntiva che scaturisce da quell'opera. Però magari vanno trovati nel tempo, troveremo sempre più, noi vorremmo che fossero tutti reimpianti autoctoni, però a volte ci stanno soluzioni alloctone, che però vanno controllate, vanno gestite, che rispondono di più e meglio a certe esigenze. È un dibattito in atto, siamo normali, siamo persone. Però voglio segnalare che questo tema è sempre più avvertito, il come si fa un'opera, perché si traduce su alcune scelte consistenti afferenti alla qualità non solo dell'opera, ma alla qualità dell'impiego dell'opera, che non è un dato marginale. E chiudo con un'ultima battuta e passo la parola alla dottoressa Ceoloni. Troppo spesso ci siamo soffermati sulla fase costruttiva dell'opera, anche per quanto attiene agli aspetti occupazionali. Credo che questo sia stato uno dei grandi problemi del Paese. Io vorrei tornare a quelle sane logiche liberali dove si fa un'opera pubblica perché si abbassano i costi dei singoli. Quindi vorrei cominciare a ragionare di opere non circa la fase costruttiva, dove vanno annullati o minimizzati gli impatti, ovviamente, ma anche per l'uso che se ne deve fare in corso d'opera, in fase di attivazione dell'opera, perché abbiamo troppe incompiute da cui scaturisce consumo di suolo, deforestazioni massive. Allora questa è la riflessione su cui stiamo operando. Grazie. Buongiorno, il direttore ha già ampiamente introdotto questa mia presentazione, che a questo punto sarà veramente esclusivamente tecnica, quindi dalla introduzione sulla teoria, appunto, che poi la valutazione impattoambientale ci impone, cioè di tentare innanzitutto di evitare gli impatti, poi di ridurli, di mitigarli e come ultima chance compensarli laddove proprio non possiamo fare altro. In questo caso, ovviamente, trattandosi di un'infrastruttura di trasporto, non possiamo consentire la realizzazione di una terza corsia e poi non farci transitare le macchine perché inquinano. Quindi è ovvio che una scelta di questo tipo è importante anche per, forse in particolare per la 14, che è una dorsale fondamentale per costiera, diciamo, nell'Adriatico, anche per aiutare un turismo e quindi sostenerlo. Sulla 14 l'ampliamento alla terza corsia ha proprio cercato sin dall'inizio di ottimizzare questo progetto, pensando anche a come, non potendo, ripeto, evitare le emissioni da autoveicoli, compensarle in maniera adeguata. Ed è stato secondo noi un lavoro, diciamo, non ne abbiamo molte, ma insomma una buona pratica che vorremmo anche continuare a perseguire con altri progetti nel settore dei trasporti. Qualche anno fa in particolare sono stata proprio presente nel gruppo istruttore di questi progetti che la società Autostrade per l'Italia ha presentato per il potenziamento alla terza corsia. Volevo solo dire una cosa: sì, terza corsia vuol dire anche in piccola parte aiutare anche l'ambiente, perché il problema dei livelli ottimali di servizio di un'infrastruttura stradale, autostradale in questo caso,
a due corsie, la 14 era a livelli minimi, questi sono parametri internazionali, a livello minimo vuol dire altissimo tasso di congestione, quindi di traffico intenso, con aumento delle emissioni inquinanti. Quindi la fluidificazione del traffico aiuta anche, ed è stato ovviamente anche misurato questo effetto, questo non è una scusante per dire che servono tutte le terze corsie, però è un fattore importante anche dal punto di vista ambientale. E il secondo fattore ovviamente è l'incidentalità. In altre parole, sì. Due corsie intasate di automobili che vanno a 60 all'ora inquinano di più di tre corsie scorrevoli di automobili che vanno a migliore efficienza, anche se sono di più numerose, perché di tre corsie attrae maggiore traffico. Sì, ci sono studi che accertano questa relazione diretta tra non solo velocità, ma anche stile di guida. Ovviamente uno stile di guida che è stop and go, prima, seconda, è altamente inquinante. Infatti adesso le macchine tendono a farle col motore che si spegne a livelli minimi, e quindi ci sono studi, noi ne abbiamo anche visti insieme ai colleghi europei, che darebbero una velocità ottimale intorno ai 90-100 km all'ora, ma di sotto, e soprattutto per le emissioni di particolato di PM10, l'incremento è sensibilissimo. Quindi fluidificare e accelerare vuol dire anche in minima parte, in buona parte, ridurre l'incremento atmosferico del traffico veicolare. Noi abbiamo quindi pensato, per questo importante intervento infrastrutturale, di prevedere un piano di compensazione delle emissioni di CO2 attraverso proprio la realizzazione di un piano di forestazione. Un piano di forestazione nell'ambito delle regioni interessate, Marche e Emilia-Romagna, proprio in linea con il perseguimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, quindi attraverso piante autoctone, forestare un determinato, poi vedremo come è stato quantificato, porzione di territorio per compensare l'incremento delle emissioni di CO2. È stato anche un lavoro molto importante, perché ha coinvolto moltissimo il territorio, la regione, i comuni, che hanno partecipato con ovviamente grande interesse al progetto, totalmente finanziato dalle Strade per l'Italia, questo è ovvio. Salto praticamente riferimenti normativi, perché ho già detto che il piano di forestazione è stato pensato per essere proprio in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto, e quindi che prevede ovviamente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche attraverso la realizzazione di pozzi di assorbimento, cioè di sink di gas ad effetto serra, attraverso la forestazione, quindi attraverso proprio la captazione attiva di CO2 da parte della vegetazione. Vedremo poi come, questo è il tracciato, sono circa 170 km da Rimini a Pedaso, quindi il tracciato che è interessato dall'intervento. Qui ho portato l'esempio del piano di forestazione concordato da Autostrade per l'Italia con la Regione Marche, perché gran parte del tracciato ricade nella Regione Marche, minima parte in Emilia Romagna. Quindi noi abbiamo, come in tutte le procedure di VIA, qualsiasi prescrizione associata al decreto di compatibilità ambientale è soggetta al nostro vaglio, cioè alla nostra verifica dell'ottemperanza, cioè il proponente deve effettivamente dimostrarci poi di fare le cose che vengono prescritte. Quindi con ANAS abbiamo analizzato il piano, la proposta di piano, che poi vedremo alla fine, alle ultime slide, ovviamente è già in corso di attuazione. In queste slide vi riporto appunto come è stato realizzato e strutturato questo piano. L'entità complessiva di queste aree da riforestare è stata, concordata con la Regione, che ha avuto una parte attiva fondamentale anche nel dare gli indirizzi e linee guida per gli interventi di forestazione, in linea con la loro peculiarità territoriale, paesaggistica, vegetazionale. Quindi ha supervisionato ovviamente tutte le scelte e le proposte di Autostrade per l'Italia.
Gli obiettivi, ovviamente il primo è quello di riforestare i territori nella Regione Marche in misura proporzionale a quanto andrà ad incidere questa nuova parte di tracciato autostradale rispetto al comparto trasporti, e quindi sarà proporzionale, come vedremo, proprio ai 100 e rotti chilometri del tracciato. Le priorità di intervento sono importantissime, cioè il recupero di territori abbandonati innanzitutto, quindi vedremo discariche, aree dismesse, ma anche aree a rischio idrogeologico, a dissesto idrogeologico, quindi aree in frana o comunque con dissesti di versante molto diffusi. Quindi anche qui notiamo la plurifunzionalità di obiettivi di questo intervento, che non è solo forestare, quindi compensare emissioni, ma è anche proteggere il territorio e anche, perché no, introdurre biodiversità. Criteri e specifiche tecniche e nonché fasi d'attuazione sono state ovviamente proposte e supervisionati dalla Regione Marche. Qualche numero: quante sono le emissioni di CO2 da compensare, cioè 100 km di autostrada, quanto emettono rispetto al totale del settore trasporti, che ha un'incidenza comunque molto elevata ovviamente per le emissioni? Circa 11.000 tonnellate, adesso non entro nel merito di tutti i calcoli, ma i parametri sono stati presi dal piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra approvato dal CIPE nel 2002. Quindi questo piano di riforestazione, che è una cosa importante, consente anche di contabilizzare i crediti di carbonio delle riforestazioni proprio nell'ambito del registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestale. Ovviamente con la regione si è fatta un'analisi, appurato quante tonnellate andavano compensate, e una stima della capacità di assorbimento di CO2 di ciascuna categoria forestale. Quindi è stato preso l'inventario forestale regionale, selezionato in base a una prima analisi delle aree potenziali di destinazione dei progetti di forestazione, quindi qui abbiamo i valori di tonnellate annue di CO2 per alcune formazioni sia areali, quindi si va dalle ripari alle coccidi di roverella fino ai boschi di neoformazione, e anche alle fasce boscate. Perché comunque, come vedremo, alcune aree selezionate sono proprio perimetrali, sono famose aree intercluse anche o limitrofe a infrastrutture lineari in genere molto degradate, quindi anche i filari hanno il loro valore in termini di assorbimento di CO2. Il calcolo delle aree da riforestare, quindi 11.000 tonnellate, quanto più o meno potrò contare su determinate specie o associazioni per compensare, a questo punto il calcolo delle aree, quanti ettari sono da riforestare. Allora, quindi assegnando a ciascuna area di bosco potenziale sovrapposta alla carta vegetazionale regionale, è stata stimata in 5 anni, sono stati presi 5 anni perché è l'obiettivo di Kyoto, quindi 2008-2012, circa 420 ettari di territorio. Quindi il piano di riforestazione ha interessato 420 ettari nella Regione Marche. Calcolate in base a questo grafico, che è un bosco svizzero, ma insomma l'andamento è assolutamente analogo, che questo 11.000 tonnellate sono assorbite e quindi compensate in 5 anni, ma in 12 anni praticamente si raddoppiano le tonnellate, perché all'aumento della massa legnosa nel tempo si ha un incremento della capacità di assorbimento della CO2. L'individuazione delle aree, abbiamo già visto le priorità, le prime priorità sono stati i terreni abbandonati e soggetti a rischio di dissesto idrogeologico. Quindi con la mappatura del territorio sono state proposte proprio dai comuni le aree più degradate, 5 minuti, e poi le aree in frana proprio dal piano d'assetto idrogeologico della Regione Marche, con seconda priorità tutta un'altra serie di aree che comunque non richiedevano particolari, non avevano particolari vincoli ambientali e comunque caratteristiche dimensionali idonee.
dove sono state selezionate queste aree, 60 aree in 19 comuni, 328 ettari di area prima priorità e 92 ettari di area seconda priorità. Nei grafici a torta vedete un po' la distribuzione nelle province. Ancona, diciamo, fa la parte maggiore sicuramente, anche perché le aree in dissesto nella provincia d'Ancona sono elevatissime, quindi si è favorita anche. Questo è proprio un esempio di mappatura di area che sarà, è in corso anzi, di riforestazione, perché dalle notizie che abbiamo dalla Regione Marche, queste sono alcune aree di prima priorità, quelle in verde, proprio perimetrali alla città, lì vedete il porto. E qui vedete ancora meglio uno zoom di queste aree, sono aree a rischio idrogeologico molto elevato, la famosa frana di località Posatora, una frana complessa prossima alla città. Quindi anche qui le aree erano coperte da vegetazione spontanea, comunque di immediato utilizzo, quindi di proprietà comunale, è un esempio, diciamo, di aree che sono oggetto di forestazione. Di nuovo i criteri di utilizzo li abbiamo già visti, piante autoctone per favorire anche comunque la biodiversità, materiale di moltiplicazione e propagazione regionale, cure culturali obbligatorie per almeno 5 anni e poi delle determinate forme di governo per i boschi. Il piano ha definito tutte le fasi, fino alle fasi ovviamente di appalto di realizzazione che sono in corso. Questa è una notizia importante, perché dice tutto bello, ma come è andata a finire? È andata a finire molto bene e gli interventi sono in corso, quindi effettivamente la 14 permetterà di compensare con 420 ettari di bosco emissioni di CO2. Grazie. Grazie. Grimaldi, prima Grimaldi parlava della povertà di materie prime che ha l'Italia, però io devo osservare che maltrattata e poco sfruttata abbiamo questo capitale enorme di materia grigia che è sempre non sono i giornalisti, è materia grigia che purtroppo va ricercata con molta attenzione, perché c'è una grande rarità, anche se ne abbiamo più che altrove. Cambio di tavolo.